Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo speciale video. Infatti siamo diventati più di 1000 iscritti su questo canale e questa cosa è veramente fantastica, è un traguardo veramente, diciamo, non è importante, però è un traguardo speciale, è un traguardo che non ho pensato all'inizio di poter raggiungere. Parlare a 1000 persone, insomma, è una bella cosa. Il canale sta crescendo, cresce sempre più velocemente, io non posso che essere contento di questo. Mi fate sapere, insomma, le vostre opinioni attraverso i commenti, con i mi piace, con le condivisioni, quindi è qualcosa di fantastico. Per ringraziarvi di questo eccellente risultato, perché è dovuto a voi, se appunto il canale va, ho pensato di fare una serie di video veramente speciali, forse unici nel loro genere su YouTube Italia. Subito dopo questa prima parte potrete già apprezzare la prima puntata di questa serie, in cui vi mostrerò dall'inizio alla fine quello che avviene in un volo di linea. Infatti, normalmente ci sono una serie di procedure che rimangono del tutto nascoste agli occhi dei passeggeri e che secondo me invece sono molto interessanti da scoprire. Sicuramente scoprirete qualcosa di nuovo. Ovviamente il video è spezzettato in varie parti e seguirà un volo di prova da Napoli fino a Bari. La distanza ovviamente è minima e serve per minimizzare, diciamo, il tempo di crociera, anche perché una volta in volo non c'è molto da dire. Però è importante perché anche in questo volo tutte le procedure saranno fatte esattamente come nella realtà. Per ovvie ragioni non è possibile farlo su un aereo vero, quindi mi sono recato presso un simulatore con l'ausilio di alcuni miei amici e della mia ragazza che mi hanno accompagnato in questa speciale avventura che avrete modo di apprezzare appunto a puntate. E permettetemi di ringraziare chi ha sostenuto lo sviluppo di questo video, perché questo video è stato reso possibile grazie a delle persone speciali. Marco, che mi ha aiutato nelle riprese e nel montaggio anche del video, quindi ringrazio lui se anche il video è stato registrato in maniera professionale. Ringrazio anche Nicole e Davide che mi hanno accompagnato al simulatore e che sono stati lì, li vedrete ogni tanto apparire sul sedile del copilota, e ringrazio anche la mia ragazza che invece mi segue sempre, quindi non solo in questo simulatore, e che mi sostiene sia moralmente che fisicamente e che è anche alle spalle della telecamera molto spesso e anche alle spalle di tutta quella che è la costruzione di questi video. Quindi non mi dilungo oltre e direi di partire subito con il simulatore. Benvenuti in questo simulatore di 737 Next Generation. Questo è un simulatore di addestramento e oggi vedremo tutte le procedure che ci sono, che vengono fatte normalmente dai piloti a bordo di questo aereo. Abbiamo qui le carte con cui normalmente i piloti hanno molto a che fare, ci dicono molto dell'aeroporto, ma prima di tutto è necessario fare le checklist. Cosa sono le checklist? Sono degli elenchi dove ci sono tutte le procedure che il pilota deve effettuare nelle varie fasi del volo. Già a terra, in questo momento, il simulatore sta simulando l'aereo parcheggiato a Napoli. Faremo un volo di prova da Napoli a Bari e ovviamente il pilota sa certamente quello che deve fare, però proprio per evitare problemi all'interno dell'abitacolo esistono queste liste e che adesso andremo ad effettuare. Quindi adesso l'aereo è completamente spento, non abbiamo soltanto la ground power attiva, ovvero abbiamo l'alimentazione da terra, quindi adesso abiliteremo inizialmente la ground power e poi inizieremo ad avviare tutte le varie parti dell'aeromobile. Quindi iniziamo. Allora, iniziamo con il pre-flight, quindi prima del volo, di iniziare ogni fase del volo, iniziamo a verificare che i freni di parcheggio, l'equivalente del freno a mano delle automobili, quindi sia inserito. Ce lo conferma questa leva che è tirata, abbiamo anche la spia rossa che ci informa appunto che il freno di parcheggio è attivo. Ora accendiamo la batteria dell'aereo, quindi adesso abilitiamo, quindi ora siamo alimentati dalla batteria proprio in questo momento. Chiudiamo la guardia che ci consente, come potete vedere, tutti i tasti più importanti sono protetti da queste guardie che ci consentono di evitare che per un errore possano essere mossi i tasti durante il volo. Quindi adesso la batteria alimenta i sistemi a bordo. Verifichiamo che appunto ci siano 28 volt qui
vediamo, la batteria ci dà 28 volt, infatti andiamo avanti. Qui con questo selettore vediamo la corrente che ci arriva da terra, quindi 115 volt, e l'attiviamo. Adesso l'aereo sta ricevendo corrente da terra, quindi non più dalla sua batteria, ma attraverso il cavo collegato all'aeromobile. Ed ecco i primi sistemi che si avviano, quindi vediamo l'accensione di tutto l'overhead, questa parte, e quindi procediamo con la checklist. Adesso le pompe idrauliche vengono spente, perché non ci servono in questa fase. Andiamo con lo standby power su auto e chiuso. Perfetto, ground power connesso, landing gear, la leva del carrello di atterraggio deve essere in posizione bassa, di qui comandiamo la chiusura e l'apertura del carrello. Facciamo un test per l'impianto antincendio, quindi perfetto, abbiamo verificato che l'impianto antincendio funziona. Luci di posizione, queste sono le luci che noi vediamo sulla punta delle ali, quindi quelle rosse e verdi sulla punta delle ali. Poi abbiamo questa parte controlla l'aria condizionata e tutti i sistemi a loro riferiti. Quindi dobbiamo settare questi su off, quindi i due ingressi dai due motori, ovviamente adesso sono spenti, quindi sono su off. E attiviamo la pompa, questa invece è l'area del carburante, qui abbiamo la pompa anteriore sinistra, questa si trova nelle ali, e quindi da qui ora iniziamo a dare carburante ai sistemi dell'aereo, perché dobbiamo avviare il generatore ausiliario, che è come un piccolo motore che si trova a bordo dell'aereo e che dà l'energia elettrica, la potenza pneumatica e anche la potenza idraulica, quindi per muovere tutte le parti dell'aereo. E infatti adesso portiamo, questo è il comando del APU, quindi Auxiliary Power Unit, lo portiamo su Start e attendiamo che l'APU parta. Vediamo che la spia qui ci dà low pressure perché l'APU si sta avviando, dobbiamo attendere qualche secondo. Adesso si accenderà questa spia APU Gen che ci informa che il generatore ausiliario è pronto per erogare potenza elettrica, quindi abiliteremo questi due switch per le due linee elettriche. Ci sono due linee elettriche in questo aereo, sinistra e destra, quindi questi sono i comandi del motore. Ecco, ora abbiamo la spia, quindi ora l'aereo non è più alimentato da terra ma è alimentato dal generatore ausiliario. Bene, proseguiamo. Quindi ora qui possiamo vedere che adesso APU Gen, quindi generatore ausiliario, ci sta dando corrente. E attiviamo l'aria condizionata che deriva dall'APU, perché adesso è l'APU che ci sta dando aria condizionata. Qui si vedono salire le lancette della pressione. Testiamo questo dispositivo, che è un dispositivo che ci dice la posizione dei flap, che sono quelle parti dell'ala che si estendono per aumentare la portanza. E accendiamo questa, che è la cosa più interessante. Praticamente testiamo e rimettiamo su PPOS, perfetto, e questo si chiama IRS. Questo IRS è praticamente la centralina dell'aereo, che sa sempre dove l'aereo si trova. È un dispositivo molto particolare di funzionamento, possiede dei giroscopi. Questi giroscopi risentono degli spostamenti dell'aereo e quindi possono dirci sempre dove si trova l'aeromobile in ogni momento, quindi in ogni momento del volo. Adesso questi giroscopi si stanno allineando, come potete vedere, quindi align, perché si stanno allineando, ci sono due centraline, perché questi giroscopi adesso devono tararsi e poi entreranno in funzione. Quando entreranno in funzione, quello che vedete adesso qui sui display di volo, vedete, ci sono degli indicatori gialli, c'è scritto qui map, qui attitude, HDG, eccetera, sono gialli perché appunto adesso gli IRS non sono ancora funzionanti, quindi l'aereo non sa dove si trova. E per sapere dove si trova dobbiamo attendere che gli IRS si allineino. Questa procedura può richiedere qualche minuto. Bene, proseguiamo con la checklist. Quindi verifichiamo il
l'allarme di superamento della velocità massima consentita, abbiamo qui su. Ecco, primo sistema, secondo sistema. Questo rumore, quando, qualora fosse ascoltato in volo, ci informa che l'aereo sta superando la velocità per cui è consentito appunto da progetto. E quindi è necessario testare questi strumenti per sapere se funzionino o meno. E un altro test importante è lo stallo. Quindi, come avete potuto vedere negli altri video in cui ho parlato dello stallo, abbiamo il misuratore dello stallo che, quindi sempre due strumenti, perché sugli aerei è tutto ridondante, cioè abbiamo più strumenti per la stessa cosa, perché è necessario in caso di guasto di uno che ci sia sempre un secondo. E quindi questo, in questo caso, se sentiamo questo rumore, bisogna sicuramente dare manetta e probabilmente portare la cloche un po' più avanti, perché l'aereo sta per stallare, quindi non è per niente una condizione da ricercare. Adesso attiviamo da qui, dal pannello dell'aria condizionata, le ventole che raffreddano tutta la strumentazione che vedete, quindi le portiamo su auto, e settiamo anche l'aria condizionata, quella che voi da passeggeri sentite quando appunto l'aereo è ancora fermo, però l'aria esce. Quindi attiviamo le due linee dell'aria condizionata, che al momento è fornita dall'APU, come vedete. Quindi l'APU fornisce l'aria condizionata alla cabina, la valvola di isolamento su auto, quindi consente alle due linee di intercomunicare, quindi se no solo i passeggeri del lato sinistro avrebbero l'aria in questo caso. Invece con questa, vedete, lo schema è abbastanza chiaro, l'aria è disponibile per tutti. Se questo video vi è piaciuto e vi ha sorpreso, mettete mi piace, ricordate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Condividete questo video con i vostri amici per far crescere ulteriormente il canale. Inoltre, novità, ho aperto delle pagine sui social network di Facebook, Twitter e la pagina di Google+, e potete visualizzarle cliccando sui pulsanti appositi di questo video. Vi aspetto anche lì. Non dimenticate di seguire anche i prossimi video della serie cliccando sul pulsante Guarda il prossimo video.